grazie a tutto il pubblico presente, ovviamente per noi un piacere perché questo Consiglio Comunale, oltre ad avere un valore istituzionale come tutti i consigli comunali, è un consiglio comunale diverso, un po' più cerimonioso, ed è il consiglio con cui il nostro gruppo debutta. Quindi grazie veramente a ciascuno per la vostra presenza preziosa, grazie agli amministratori del passato presenti, grazie al consigliere regionale Andrea Cerutti che è venuto a trovarci, ci fa molto piacere, e con questo direi che possiamo aprire la seduta. Grazie Sindaco, buonasera a tutti, buonasera signori consiglieri, procedo con l'appello nominale. Allora, Succio. Presente. Roscio. Presente. Dolce. Presente. Elia. Presente. Baldo. Presente. Vezzetti. Presente. Acquadro. Presente. Zucco. Presente. Finanti. Presente. Gallinatti. Presente. Pelissero. Sindaco, sono tutti presenti. La prima delibera all'ordine del giorno riguarda l'esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del sindaco eletto direttamente e dei consiglieri comunali. Sono state fatte le verifiche di compatibilità, candidabilità e eleggibilità di ciascuno dei consiglieri che ha rilasciato apposita dichiarazione. E quindi con questa delibera si va a convalidare la proclamazione dell'elezione alla carica di sindaco del sottoscritto e di consiglieri comunali che hanno tutti i requisiti suddetti. In particolare il sottoscritto Marco Succio con numero voti di lista 1172 e poi Gianni Roscio con 196 voti di preferenza, Loredana Dolce con 87 voti di preferenza, Pierfrancesco Elia, 63 voti di preferenza, Carlotta Baldo, 61 voti di preferenza, Massimo Vezzetti, 49 voti, Barbara Quadro, 48 voti, Giovanni Battista Zucco, 41 voti, Eleonora Finatti, 27 voti, Danilo Gallinatti, 21 voti e Dario Pellissero, 14 voti di preferenza. Se non ci sono interventi, possiamo mettere i voti. Favorevoli? All'unanimità. Dobbiamo dichiarare l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Formula di giuramento. Farei prima un'introduzione, un mio intervento in apertura di questo mandato. Cari consiglieri, cari concittadini, oggi 27 giugno 2024, in occasione della prima convocazione del Consiglio Comunale, mi sto prestando per la terza volta ad effettuare il giuramento nella carica di sindaco di Allier. Sono passati più di 15 anni da quando, in modo quasi casuale, mi trovai a sedermi per la prima volta su questi banchi nel ruolo di consigliere comunale, poi nominato assessore nella giunta guidata da Edi Gianotti. Fu l'opportunità che con appena 27 anni mi consentì di comprendere quanto poteva essere appassionante la dedizione all'amministrazione pubblica e che 5 anni dopo mi fece prendere la decisione di candidarmi alla carica di sindaco. Ritengo un privilegio, a distanza di tanto tempo, aver mantenuto la stima e il consenso della cittadinanza, che mi ha permesso di essere nuovamente alla guida del Paese per i prossimi 5 anni. Il sostegno di molti cittadini, sia in termini elettorali, dove le percentuali registrate sono risultate allineate a quelle delle elezioni precedenti, sia nella dimostrazione di vicinanza, che non è mai venuta meno nei vari momenti di incontro quotidiano con molti di voi, è certamente la maggior gratificazione che mi sprona a cercare di dare sempre il massimo, elaborando nuove idee da condividere con il mio gruppo di lavoro, con l'obiettivo di offrire quanto di meglio possibile per far diventare Allier il posto migliore in cui vivere.
Per la seconda volta siamo giunti ad un'elezione senza contrapposizioni. Certamente un'anomalia che, se da una parte deve far riflettere sulla sempre più evidente disaffezione alla politica e sull'indisponibilità a mettere a servizio il proprio tempo per la comunità, dall'altra ci offre come rovescio della medaglia il fatto che l'assenza di una contrapposizione politica possa tradursi in un favorevole clima di unione della comunità alla Diese nelle sue varie sfaccettature. L'esistenza di un'unica lista avrebbe consentito un approccio più comodo, senza una vera e propria campagna elettorale, che invece ho voluto condurre in prima persona e chiesto di portare avanti con serietà a ciascun candidato, pur sapendo che non ci sarebbero state, politicamente parlando, vittime sul campo. Tutto ciò perché ritengo che l'assenza di una competizione non debba in alcun modo ricadere sui cittadini e sul loro diritto di confrontarsi con chi si candida a governare il territorio in cui vivono. Il comune di Aglie, grazie alla lungimiranza di chi ci ha preceduto dal dopoguerra in avanti, è certamente un'eccellente realtà in ambito canavesano, per i servizi disponibili, per la qualità della vita, per le opere che nel corso dei decenni si sono realizzate a servizio della comunità. Per questo motivo ritengo doveroso ricordare, come d'abitudine in questa occasione, coloro che prima di me hanno rivestito la carica di sindaco. Massimo Silva, dal 1948 al 1951. Antonio Bardesono, dal 51 al 53. Michele Torreano, 53-55. Giuseppe Pelissero, papà del nostro consigliere, dal 55 al 60. Eusebio Poggionetto, per 3 mandati, dal 60 al 74, morto in carica. Giuseppe Sclavo, dal 74 all'80. Giuseppe Bosco, dall'80 all'85. Aldo Paglia, dall'85 al 90. Giovanni Rossi, qui presente questa sera, dal 90 al 95. Walter Acquadro, dal 95 al 99 e dal 99 al 2004, anche lui presente questa sera, e papà della nostra consigliera Barbara. Poi ancora Giovanni Rossi, dal 2004 al 2009, Edi Gianotti, dal 2009 al 2014, e il sottoscritto Marco Succio, dal 2014 al 2019 e dal 2019 al 2024. Dopo uno sguardo al passato, ora dobbiamo pensare al futuro, alla concretizzazione della visione di come immaginiamo la nostra Aglie tra 2 generazioni. Per rilanciare questo percorso abbiamo messo in campo una squadra composta da persone serie e volenterose, alcune forti di un'esperienza pluriennale ed altre al primo impegno amministrativo. A chi prosegue un'attività di 1 o più mandati va il mio sincero apprezzamento per quanto è stato fatto. Gianni, Loredana, Pierfrancesco, Massimo, Dario, Gianni, nella Aglie del 2024 c'è molto del vostro operato, insieme a quello dei consiglieri e dei sindaci delle passate amministrazioni, che tengo a ringraziare indistintamente. E voglio anche citare gli amministratori del passato presenti questa sera. Ho già citato l'ex sindaco Giovanni Rossi, l'ex sindaco Walter Acquadro, ma abbiamo anche Giancarlo Paglia, più volte consigliere e assessore comunale, Silvia Maffeo, che è stata consigliere e assessore comunale, Valeria Martinetto, anche lei consigliere e assessore comunale, e Walter Michela, consigliere comunale. E poi, come abbiamo detto, 4 consiglieri si stanno affacciando oggi ad un nuovo mondo: Carlotta, Barbara, Eleonora, Danilo. Grazie per aver voluto mettere a disposizione della comunità alladiese il vostro tempo e le vostre competenze. Io e i consiglieri con maggiore esperienza saremo al vostro fianco affinché possiate rapidamente prendere confidenza con questo nuovo ambiente, e certamente unendo la nostra conoscenza dei meccanismi burocratici e del territorio con i vostri nuovi punti di vista ed entusiasmo potremo raggiungere importanti risultati, con la consapevolezza, e qui mi riferisco soprattutto ai più giovani, che comunque vadano le cose, in futuro ci saranno ancora gambe su cui far camminare l'Aglie che oggi stiamo ancora immaginando. A ciascuno di voi, consigliere e consiglieri, un grande in bocca al lupo ed un augurio di buon lavoro. La Giunta ed il Consiglio Comunale sono gli organi istituzionali deputati a tracciare la linea politica, ma alle nostre spalle c'è chi lavora, i dipendenti comunali. Abitualmente lontani dai riflettori, spesso addirittura sconosciuti a gran parte dei cittadini, ma vero motore propulsivo di qualsiasi attività ed elemento discriminante tra un'amministrazione inerte ed una funzionante che dà risposte ai cittadini e che riesce a governare fattivamente l'evoluzione del tessuto socio-economico e territoriale del Paese.
Ad Aglie abbiamo la fortuna, riservata a pochi comuni, di essere supportati da personale competente, disponibile, capace a risolvere i problemi, con l'approccio non così frequente di voler andare a casa quando il lavoro è finito e non quando si compie il minuto in cui si può timbrare il cartellino. A ciascuno di loro va il mio più sincero ringraziamento, accompagnato dall'auspicio di poter ancora costruire insieme delle grandi prospettive. L'ultimo ringraziamento va al segretario comunale, dottor Paolo De Vecchi, che ormai qualche anno fa ho voluto fortemente con noi per la sua nota di indiscutibile competenza. Dopo aver approfondito i rapporti negli ultimi anni, posso aggiungere a questa competenza anche le doti umane, la pazienza e l'interesse dimostrato nel trovare sempre soluzioni. Grazie Paolo per averci voluto garantire ancora il tuo supporto, nonostante tu sia impegnato in altre situazioni più articolate ed impegnative. Dopo aver ringraziato il nostro segretario, non posso non rivolgere un pensiero commosso a chi questo ruolo l'ha svolto nel comune di Aglie per circa 20 anni. Giampiero Zanolo, scomparso prematuramente pochi giorni fa a seguito di una rapida e spietata malattia. Scusate, sono un po' commosso nel ricordarlo. Giampiero, che ricordo con grande stima ed affetto personale, è stato segretario comunale ad Aglie dal 1998 al 2017, chiamato in questo ruolo dal mio predecessore Walter Acquadro, e oltre a lui ha affiancato i sindaci Giovanni Rossi e Di Gianotti e il sottoscritto, prima di andare in pensione nel 2017. Persona affabile, competente ed estremamente disponibile, ha assunto il ruolo di vertice tecnico del comune con equilibrio e correttezza, garantendo sempre la dignità di ciascun consigliere, sia esso stato di maggioranza o di opposizione. Dopo la meritata pensione è stato indicato con unanime trasversale accordo del Consiglio Comunale nel ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo Tappero, ruolo mantenuto con impegno e dedizione fino al giorno della sua morte il 16 giugno scorso. Dopo questo momento di doveroso e sentito ricordo, concludo il mio intervento rivolgendomi al pubblico qui presente, in rappresentanza di tutti i cittadini alladiesi. Il vostro sostegno è stato ovviamente fondamentale a livello elettorale, ma quello che vi chiedo in modo accorato è di non farci mancare il vostro supporto durante tutto il corso del mandato. Il confronto costante con il cittadino è uno stimolo importantissimo che ci consente di capire se la rotta che stiamo tenendo è quella giusta. Per questo vi esorto a partecipare attivamente alla vita del nostro comune. Non siate spettatori passivi. Le vostre idee, suggerimenti e critiche costruttive sono fondamentali per il progresso del nostro paese. Se avete proposte per migliorare i servizi pubblici, idee per nuovi progetti o critiche su come stiamo operando, vi prego di farcele pervenire. Abbiamo bisogno della vostra visione, del vostro impegno e del vostro entusiasmo. Ogni suggerimento sarà ascoltato attentamente, ogni critica sarà valutata con serietà. Vogliamo costruire una Aglie che rispecchi i desideri e le esigenze di tutti i suoi cittadini. E questo è possibile solo con il vostro contributo attivo. È importante ricordare che in una vera comunità ogni cittadino deve farsi stato. La responsabilità del comune è di ciascuno di noi e così se riusciamo ad essere proattivi e consapevoli che il bene comune dipende anche dalle nostre azioni quotidiane, potremo attivare un circuito virtuoso che ci renda esempio per gli altri, contribuendo a far diventare Aglie un modello per tutti. Grazie ancora per la vostra fiducia e buon cammino a tutti noi. Grazie. Allora, è arrivato il momento di recitare la formula del giuramento. Io, Marco Succio, giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione italiana e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene.
te, ma il caldo si fa sentire. Il punto successivo all'ordine del giorno è la presa d'atto della comunicazione della nomina dei componenti della giunta comunale, del vice sindaco e delle deleghe ai consiglieri comunali. Allora, a seguito del risultato elettorale e a seguito delle valutazioni mie personali già condivise con il gruppo, nomino Gianni Roscio vice sindaco con delega alle attività manutentive, alla protezione civile, sport e gestione viabilità. E nomino Loredana Dolce assessore con delega all'artigianato, associazioni, attività produttive, commercio, eventi e tutele e benessere degli animali. Fate un applauso alla giunta. Veniamo ora ai ruoli e alle deleghe dei consiglieri comunali. Innanzitutto nomino consigliere capogruppo per Francesco Elia, con delega a infrastrutture, connettività e automazione, innovazione e sviluppo tecnologico, salone Francopaglia, trasformazione digitale. Fate anche un applauso per Francesco. Consigliere comunale Barbara Quadro, con delega al turismo, certificazione turistiche, con particolare riferimento a bandiere arancioni, comuni fioriti, decoro urbano. Carlotta Baldo, comunicazione, ecologia e sostenibilità, politiche per l'ambiente e politiche giovanili. Eleonora Finatti, con deleghe a cultura, istruzione e politiche sociali. Consigliere Gallinati Danilo, con delega alle strategie intercomunali, con particolare riferimento ai progetti Morena Ovest e Tre Terre Canavesane. Consigliere Dario Pellissero, con delega a finanze e tributi. Consigliere Massimo Vezzetti, con delega ad agricoltura, manutenzione infrastrutture ed aree rurali e coordinamento per lo sgombero neve. E infine Zucco Giovanni Battista, con delega alle attività manutentive, gestione del verde, illuminazione pubblica, servizi cimiteriali e servizio idrico integrato. Cari consiglieri, assessori, vice sindaco, capogruppo, da fare ce n'è tanto. Finita questa bella cerimonia di stasera, dobbiamo tirarci sulle maniche perché 5 anni ci aspettano. Ok, l'ultimo punto all'ordine del giorno è l'elezione della commissione elettorale comunale. Questo è un adempimento tipico del primo consiglio, in quanto la commissione elettorale è una delle commissioni consigliari, ma deve essere la prima ad essere attivata perché in qualsiasi momento deve poter operare in caso di necessità elettorale. Si tratta di un'elezione a scrutinio segreto dove verranno votati in un primo turno di voto i membri effettivi e in un secondo turno di voto i membri supplenti. Io non voto in quanto sono presidente della commissione. Fai tu il spettatore. Qui è lì. Elia,
Elia. Proscio 2. Proscio 3. A quadro. Quadro 1. Proscio. Proscio 4. A quadro. 2. A quadro. 3. Elia. 2. Elia. 3. No. Campo. C'è una 6 qua. 7, 4, retto. 4, 3, retto. Allora, proprio abbiamo gli eletti, Roscio, Elia e a quadro. Questa roba qua la tiene? No, la distrugge. Adesso procediamo alla distribuzione delle schede elettorali per la nomina dei, dei componenti supplenti della commissione elettorale. Baldo. Due. No, aspetta, Zuppo. È un corto lo scherzo. Zuppo. Baldo. Due. Pedistero. Zucco. Due. Zucco. Tre. Baldo. Tre. Peristero. Due. Con due L, questo. Riconosciuto. Baldo. Quattro. Peristero. Tre. Perfetto. Allora, sono proclamati i membri supplenti della Commissione elettorale comunale, Baldo, Pippo e Peristero. Perfetto. Bene. Molto bene, completato. Abbiamo completato i punti all'ordine del giorno, dichiaro chiuso il consiglio, vi ringrazio ancora per la presenza e vi invito a non andare via perché abbiamo organizzato un piccolo rinfresco.